un po' lungo. Comunque, praticamente qua ti riduce i tempi di costruzione dei tuoi gadget, delle armi. Per esempio, avendo il banco di lavoro a livello massimo, puoi costruirti, che ti posso dire, un'arma di quelle potenti, che si possono logicamente craftare solo con quel determinato livello di banco da lavoro, almeno che tu non abbia le molle. Le molle si trovano in giro per la mappa. I fucili, per esempio, vedi questo L96. Di questo L96 io ne ho 51 attualmente. Un cecchino, E c'ho 97 di componenti. Là sotto c'è scritto edizione speciale fucile al centro. Componenti 93/7 significa che io c'ho 93 molle trovate in giro, e ogni 7 molle costruisce un fucile di questo. Quindi io posso costruirlo qua. Vedi, adesso l'ho costruito e ne ho 52, ora ne costruisco un altro e ne ho 53. La suddivisione dei fucili sono fucili cecchini, che sparano a colpo singolo automatici. Ci sono anche a raffica, semiautomatici, automatici, di tutto. Ci sono una quindicina di fucili cecchini, Mosin, carabine e quant'altro. Poi, i fucili d'assalto, ci sono questi qua. Ogni fucile ha i suoi danni base, la sua cadenza di fuoco, la velocità della volata, la capienza caricatore, peso e che tipo di munizioni portano. Questi sono i fucili d'assalto, vedi, sono tantissimi. Poi ci sono le mitra, la DR è una delle mie mitre preferite, l'MP5, che là a destra ti spiega tutte le statistiche, se sono silenziate, se fanno stordimento, se sono pesanti, se sparano a uno, a raffica, colpo singolo o continuo, queste qua. Poi ci sono le mitragliatrici, che sono diverse dalle mitre. Questi sono tutti mitraglioni, vedi? Tutta roba potente e massiccia, vedi? Infatti, guarda qua, 43 danni base con una munizione e quant'altro. Okay. Poi ci sono i fucili a pompa. Questo è il fucile a pompa automatico. Questo c'ha 12 colpi in caricatore. Se tu tieni premuto R2, lui spara continuo. È bellissimo. Poi le pistole. E le armi da mischia, che in questo gioco praticamente non servono a niente perché ti shottano come arrivi con un coltello. L'arma speciale, la balestra, vabbè. Qua, per esempio, quando vai al rifugio, qua al rifugio c'è lo shooting range, che sarebbe il poligono di tiro, che tu selezioni qua ogni arma che tu, per esempio, sblocchi, qua ci puoi fare le missioni. Per esempio, fucili da caccia, vedi, io ho fatto bronzo, argento, o-ring, che consiste? Tu ti scegli un fucile magari che vuoi provare. Non per forza facendo la missione, anche qualunque costo. Tipo, prendo un fucile, vediamo questo, ho fatto la seconda M21, la seconda ci ho fatto bronzo. La scegli e ti parte la missione. Uccidi sei segnali, colpisci tutti i sei segnali statali distanti. Beh, tu ti metti qua e te li capisci. Beh. Logicamente devi calcolare balistica e tutto. Puoi fare anche così, non devi scegliere, io posso fare anche così, volendo puoi fare anche così. Beh. Con la crocetta. Oppure in prima persona ti blocchi il respiro. Da sdraiato il respiro non c'è bisogno che lo blocchi perché ti fa stare fermo. Allora siamo andati. Per esempio, se le mappe sono suddivise, vanno a rotazione. Sono tre mappe in partita tipo survival, dove tu entri e insieme a 8, 10 o 12 persone e vai a lottare tutto. Vedi? Ogni 15 minuti, 36 minuti, vedi, 11 minuti cambiano le mappe, fanno mappe diverse e quindi vanno in rotazione. Queste due sono mappa di deathmatch, questa in basso, questa è la mappa di deathmatch, tutti contro tutti, 10 persone che si scontrano, 12 o 8, dipende dalla mappa. E questa è l'eliminazione, questo è un team da 5 con un altro team di 5. Chi muore non può essere più rianimato, deve aspettare, vince chi arriva al chi fa i primi 5 round. Dopodiché, se tu vuoi andare, cosa fai? Equipaggiamento. Vedi, io sono tutto vuoto. Allora, ora mi preparo per andare nel survival. Prendo un'arma, prendo una mitragliatrice, in questo caso un RPK-74, e mi porto 120 munizioni, per esempio. Poi, come consumabile, mi porto un attacco con mortaio dall'alto, una corazza, che c'è il doppio della vita, te la metti prima, una granata a frammentazione. Per quanto riguarda, per esempio, i consumabili, poi logicamente devi avere per forza le bende, i disinfettanti, è un antidolorifico. Allora, e poi puoi fare start e munizioni. Questi qua sono i tipi di munizioni. E ti puoi buttare in una partita. Ora, se tu vieni ucciso, perdi tutto quello che hai. Una volta che entri nella partita,
Dopo 20 minuti ti arriva un airdrop, dopodiché, dopo 5 minuti da questo airdrop parte una safe, che significa patrolla e radiazione. La radiazione posso venire da nord a sud, da ovest a est, da nord ovest a sud ovest, o tipo dall'alto verso il basso. Quindi tu devi scegliere una delle 3, 4, 5, 6 uscite che ci sono, che non dipende le radiazioni. Logicamente puoi portarti consumabile, tipo queste qua, che sono le pillole allo iodio, vedi? Te ne puoi portare un massimo di 3, che ti danno un po' di resistenza dentro la nube radioattiva, tipo come il cerchio che si stringe tipo su Fortnite o sui Battle Royale. Queste pillole radioattive ti fanno durare per 30 secondi, un minuto ogni pillola, quindi calcolo che con 3 pillole puoi durare 3 minuti, dopodiché la safe, la radiazione ti mangia. Per quanto riguarda i consumabili, abbiamo attacchi mortai, corazze, granata a frammentazione, granate radioattive, rivelatori di segnali portatile. Questo, come lo attivi, ti rileva uno, ne il nemico più vicino a te, uno. Poi nella mappa, logicamente, c'è il rilevatore di segnali gigante, che è un'antenna grande, dove rilevano tutti i giocatori che esistono nel server, quindi tu già ti puoi prendere posizione. A meno che non c'è qualcuno che ti piazza i jammer, che non lo puoi rilevare. Poi ci sono le bombe a contatto, granate accecanti, iniettori di adrenalina, ioni, mine improvvisate, trappole esplosive, cure, antibiotici, caffeina. Caffeina ti per un minuto e mezzo puoi correre all'infinito senza consumare stamina. Il disturbatore di frequenze, che questo è il jammer, che se qualcuno ti rileva non ti fa rilevare. Questo è un trasmettitore, è un paletto che dove tu lo piazzi il nemico rileva il paletto. Lui non sa se quello che ha rilevato è un paletto o un nemico vero, tutto strategia sto gioco praticamente. Poi antidolorifici, diversivi, trappole a perossi, bagliori finti per simulare la postazione di un gecchino, band, disinfettanti, trappole con allarmi e roba varia. Le munizioni ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tipi di munizioni diverse. Ogni fucile ha le sue munizioni. Logicamente, tipo 4-5 fucili montano le 7,62x51, altri 6-7 fucili montano le 7,62x54. Le munizioni, vedi, queste io in questo caso, per esempio, io ho il progetto di queste munizioni 7,62x54. Cosa faccio? Io premo fabbrica e me le posso fabbricare quando voglio. Per esempio, tipo quantità 100, andiamo, fabbrichiamo 530 munizioni e 10.600 materiali. Vedi? X fabbrica. Ho fabbricato 530 munizioni perché di queste munizioni c'ho il progetto. I materiali in alto a destra c'hai le tue corone, il cibo e i materiali. I materiali come si fanno? Si fanno smontando armi, coltello qualunque cosa. Per esempio, prendi armi, vai su coltelli che non si usano mai, tu scendi per esempio sui coltelli. Questo è tipo, vai su un coltello per esempio. E fai quantità e smontati 10 coltelli, vedi, ti ho dato 2000 materiali. Non solo questo, i materiali li puoi anche farmare nel rifugio. Per esempio, io mi sono livellato queste cose qua, vedi, quelle fioriere, vedi, che mi danno i materiali, vedi, le devi raccogliere giornalmente tutte, perché se si riempiono non vanno più avanti. Vedi, 2,68 li raccogliamo, 2,77, 3,69, vedi, questo è di livello 4, questo è di livello 3, questo è di livello 4 e questo è di livello 2. Questo pure materiali. Poi c'è le antenne dove puoi fare le corone che ti puoi comprare i pass. A proposito di pass, in questo gioco puoi comprarti sia i pass nuovi che i vecchi. Che significa? Tu vai nella stagione attuale, questi sono il pass attuale, che ti sblocca progetti e ti dà corone. Per esempio, vedi, io so, per esempio, e poi ci sono le stagioni passate. Cosa ho fatto? Io, per esempio, la stagione 6 dovevo sbloccarmi la progetto della corazza. Sono arrivato al 48. Mi sono sbloccato il progetto della corazza e ora sono saltato e mi sono comprato, sempre tramite le corone che ti dà. Mi sto facendo la stagione passata del 2. Perché sto arrivando al livello, un attimo, al livello, guarda quante corone, se costa 330 e ti restituisce, ti dà 400 corone. Perché io sono interessato a questo progetto qui, che si fa? Mo sono a livello 10, eccolo qua, a livello 30 io mo sto farmando questo sub pass,
oltre il pass generale, un pass che già ce l'ho, sto facendo pure un terzo che mi permette di sbloccare il progetto del rilevatore segnali di portatile. Così non devo andare in cerca perché le molle finiscono, poi tu li usi, i progetti e le cose se ne vanno. E quindi ti puoi fabbricare tu il rilevatore di segnale. Poi, per esempio, armi, poi le munizioni, vedi in alto sopra c'è scritto munizioni tra parentesi 74.000. Quindi io ho 74.000 munizioni, vedi 8.201 che è il numerino là sopra la munizione, di 7,62 per 51, 10.000 di queste, 3.009 di queste. E se tu le farmi rubando gente, ammazzando in giro per la mappa del mondo. Poi, vabbè, ci sono i vari negozi così. Poi il personaggio lo puoi modificare come vuoi. Tipo io mo il mio così è fatto per la eliminazione. Però se io vado in mappa in survival, logicamente non mi porto questo perché non c'è spugna, non posso vedere. Quindi vado con abbigliamento. Intanto mi metto una giacca sotto copertura verde. Poi mi metto un cappellino tipo questo è il mio preferito, il basco. Poi come occhiali mi metto questi occhiali da pilota qua marroncini. E un accessorio per il viso mi ci metto questa maschera verde. Poi questo zaino è un po' ingombrante, nel cespuglio ti vedono quel verdino là, giallo, non è buono. Quindi i guanti, caccio questi skin qua e vado nei guanti tipo, vediamo, un po' verdi. Dove sono? I guanti invernali, quelli qua verdi. E lo zaino mi metto, ma c'è tanta di quella roba, vado sul zaino. Zaino mi metto tipo lo zaino da jungler colorato verde. Ecco qua. Adesso tipo in un cespuglio, tu praticamente se ti sdrai in un cespuglio qua nel survival, praticamente sei invisibile. Non proprio, poi ti faccio vedere un cespuglio meglio. Allora cosa succede? Ora ti faccio vedere una prova. Tu, io andiamo così per esempio. Quando fai il matchmaking puoi decidere se giocare il lupo solitario, che sei tu solo contro i team di 2-3, oppure in tutti contro tutti a 1-1. Logicamente la gente fa i furbetti che si incontrano, avviene il matchmaking insieme, quindi si stanno insieme. Però io faccio solo da solo con il lupo solitario, che ti dà il doppio degli XP. Quindi io sono da solo contro i team da 3, il massimo team da 3 in questo momento. Clicco sulla mappa che voglio fare in questo caso qua e sì, aspetto il matchmaking. Una volta che ho fatto il matchmaking non posso più cambiarmi l'oggetto, è partito. Quindi non posso più, a meno che non disattivi il matchmaking. Nel frattempo, per esempio, esco con questo RPK o con qualunque altro fucile e tipo mi alleno un po' qua nel poligono. Così lo provi pure, beh. Alcune armi in prima persona vanno solo sdraiati, mitraglione, alcuni mitraglioni. Però questo qua. I pupazzi hanno la stessa vita di un player. Se tu lo spari qua non si rompe, però se lo spari in Zen, testa salta. Quindi puoi anche allenarti. In questo gioco in prima persona non ci gioco mai, gioco solo e esclusivamente così. La prima persona, tipo, se uno vede in fondo là, provo a fargli l'headshot così, tipo che c'ho, vedi? E lo faccio saltare in aria. È molto preciso come gioco ed è molto realistico. Inoltre, le armi sono difficilissime, saltano e. Devi, all'inizio sarà tutto difficile, ma poi diventi un mostro. E ti alleni. Nel frattempo, tipo, vai al negozio. Ah, inoltre ci sono, dimenticavo, le classifiche. Le classifiche si riferiscono a partite, eliminazioni e deathmatch. Per esempio, in deathmatch ne ho fatti 9, c'è un rapporto di uccisioni 12, 2.07. Sono e poi puoi vedere le posizioni. Ogni singola operazione e cosa che fai è tutto segnato e ogni cosa ha la tua posizione globale che la possono vedere tutti i tuoi amici e tutto. Ecco qua, vedi? Mo per esempio, ecco qua, mo sta partendo il matchmaking. Siamo in 12. Ora ecco qua. Vedi, siamo 5 lupi solitari. Due squadre da due e una squadra da trio, vedi? Ecco qua. Logicamente puoi vedere i nomi delle persone, tutto e le armi che si portano appresso.
Vedi questo team da tre, questi verdi e gialli, tu sai già che c'hanno il mitraglione, il Bug, l'F1. Questo c'ha l'MP5, questa è la Scorpion. Vedi, questo qua sta uscendo senza niente. Dorti, andrai in giro a lottare qualcosa. E così, una volta che parte il gioco, ora ti faccio vedere come funziona. E ti resa dire. Ora consumo una corazza solo per farti vedere, perché tanto uscirò subito. Puoi spawnare anche fianco a fianco, puoi spawnare, si può spawnare di tutto. Logicamente la più buona cosa è portare il rilevatore di segnale all'inizio. E come inizia la partita, lo attiva e vedi qual è il nemico più vicino a te. Ora, ci sono logicamente i bonus, ma poi ci sono tantissime altre cose che non mi... Vedi, io sono spawnato qua. Mo' per esempio sono spawnato al contenitore chiuso. Abbiamo una cassaforte, una barricata. Questo è il rilevatore di segnali grande. Se vado qui e lo clicco, so tutte le persone che ci sono nella map. Ora mi attivo una... Mi attivo una corazza, vedi adesso mi appare la corazza in blu a sinistra, vedi? Eccola lì. Adesso è come se io avessi... vedi, un rilevatore mi ha già rilevato. Vedi un amico, come è nato, come è spawnato, già mi ha rilevato per sapere se c'è qualcuno vicino. In questo caso c'è a me. Mo' probabilmente io morirò perché non si va lì, però... Per farti vedere come funziona. Ah, la mappa è questa, vedi? Apri la mappa, queste sono le uscite. Tre. Più questa qua che è chiusa, che ti serve la benzina per aprirla. Allora, dove si trova? Ma ti faccio vedere. Allora, questo è un container. Il container si può aprire in due modi: o sparando, c'è i tre lucchetti, o eseguendo le combinazioni. Vedi, cassaforte a tempo è stata sbloccata. Vedi, già c'è qualcuno. Proviamo ad aprire, vediamo se ci riusciamo. Come te lo faccio vedere. Se me ne scappo, probabilmente mi arriverà un headshot. Ecco, sta già arrivando qualcuno, beh. Sento già qualcuno là. Già c'è qualcuno qua, eh? Gli faccio tipo un bombardamento, eh? Vedi, mo' l'ho aperto questo. Mo' apro, mi rubo tutto e me ne scappo. C'è il tipo che mi sta inseguendo. Perché con i passi in questo gioco si sentono a 100 metri di distanza. Questo audio, 80% audio se giù. Là c'era il tipo, vedi, gli ho fottuto già tutto. Ma mi sdraio qua. Ecco, guarda cosa ho fottuto già. Kit medici, cazzo e mazze, molle per fucile, 4 molle per queste, quelle, vedi? Munizioni, una pistola, un fucile, vedi? Ora me lo carico pure. Ecco qua. Ok, mo continuiamo per farti vedere. Quello là non lo voglio andare a pucciare perché se muoio non ti posso far vedere. Tu vedi? Qua ci sono, vedi? C'è fertilizzanti, ferri, metalli, c'è di tutto. Vedi, queste vedi, sei sostanze chimiche. Allora tu vai in giro, lutti come un forsennato ovunque. Si lutta dappertutto qui. Vabbè, poi ti stampi un'uscita. Questa qua è benzina, vedi. Io però non ce n'ho benzina. O devo trovare la benzina o me ne vado su un altro uscita. Proviamo andarcene. Andiamo a cercare un po' di benzina, va. Se è difficile. Vediamo se troviamo la benzina, così ci apriamo quell'uscita e ce ne andiamo da lì. Il tempo è lungo, tu c'hai 15 minuti dopo, intorno a 20 minuti, perché dopo viene la E. Quella porta l'ho aperta io. Ma io non sono venuto da lì. Qua ho paura che ci sia qualcuno. Ce
una porta aperta, non mi ricordo se sono venuto da lì. La benzina si trova per esempio. Vabbè, stanno sparando. Io posso anche dirigermi qua al mega sportone. Andiamo a vedere che te lo faccio anche se ci muoio, perché la maggior parte ci sono la gente camperata lì. Che ti cambera allo sportone. Io volevo portarmi il telefono rilevatore per farti vedere come funzionava, però non fa niente. Qua al 90% c'è il camperone che aspetta. A qualcuno che va a fare la rilevazione globale. Vediamo se lo becchiamo. Probabilmente ci ucciderà, però ti voglio far vedere, non me ne frega. Vedi, questo sta girando, significa. Eccoli. Vedi, uno fatto, lo rubo. Sono anche i suoi amici, perché io non sono nel sole. Ma sentiamo dentro. Sono in tre allora. Devo solo capire dove sono. Hai visto che sono venuti quelli da spottare? Allo spottone, basta danno. Vedi, già sono pieno, vedi? Mo se scappo esco, c'ho già tutta la roba. Mo il telefonino attiva. Telefonino, se qualcuno accetta la telefonata, mi vede sulla mappa. Ora vediamo se riusciamo a salvarci scappando in quella. Devo solo ascoltare e capire dov'è. Vediamo dov'è quello. Gli amici mi stanno aspettando fuori. Intanto lottiamo. Perché lottando tu, anche che muori, perdi tutto, però ti rimane il loot, gli XP del loot che hai preso. Non te lo porti al. Non è molto punitivo, te li dai gli XP delle cose che fai. Vediamo se riusciamo a trovare dov'è quello là che sta camperando. È qui. Lui è qui. Ma vediamo se riusciamo a fottere da questo cespuglio. Mi hanno risposto al telefono. Vedi dov'è quello del telefono? È qui. Non riesco a capire dov'è là, l'altro l'ho sentito, è lì sicuro. Vediamo se ce lo riusciamo a fare pure. Vedi che sta girando il radar? È già pronto di nuovo il radar. Io provo ad avvicinarmi di là. Vediamo se lui va. Se va a fare lo. The plane is coming. Prepare to fight for the airdrop. Se va a fare lo spottone lo fottiamo, vedi? Eccolo. Morto pure l'altro, vedi Fabri? Ecco, mo rilevo io. Vediamo dove sono tutte le persone del server. Apriamo la mappa, eccoli qua. Ne ho uno a fianco. Uno all'uscita, aspetta che mi lutto questo. Facciamo questo, ci prendiamo 50 di questi. Quello mi sta aspettando all'uscita, perché qua c'è l'uscita, ma io aspetto lo spottone. Ci manca il terzo. Ma aspetta così te lo spiego bene.
Ecco, vedi, ha suonato l'allarme. Lui è qui, vedi? Se ne sta andando all'uscita. Oppure mi sta camperando qui. Adesso lo scopriremo subito. Ecco, qua è sceso pure il rifornimento aereo. Questo potrei andarlo a prendere. Mo' aspettiamo che questo qua si riattivi, perché vedi che è rosso. Me lo riattivo un attimino. Vediamo fin quando si vede. Ecco, qua è rosso. Come diventa verde posso fare la scansione e vedere tutte le persone del server dove sono, tranne quelle logicamente che piazzano i jammer, che io ho trovato pure, me lo piazzo uno, non si sa mai. Vediamo se me lo fa piazzare, lo piazziamo qua, va. Ecco qua, così se qualcuno mi rileva non mi vede. Là c'è uno, vediamo se sta camperando all'uscita. Non ho cecchini, peccato. Vedi che è fermo lui. Se si mette a girare, significa che è pronto per la scansione. Qua logicamente, per esempio, quello può essere pure sulla montagna qui che cambera col cecchino qui. Ecco, si è messo a girare, vediamo ce lo facciamo. Andiamo a vedere dove sono le persone. Ecco qua, vediamo. Guarda, tutti qua sono 3, 2, 5, 6 e 7. Tutti da questa mappa. La mia qui è tutta libera. Quindi logicamente, probabilmente, se c'è qua, se è camperato e non lo vede, perché c'ha il gemere. Però me la rischio io. Me ne vado a questa uscita qui. Perché non c'è la benzina per andare qui. Ora prendo e me ne vado. Andiamo. Vediamo, purtroppo, se ci uccide, mi uccide. So pazienza. Che ha suonato l'allarme. Andiamo a vedere se è camperato con il jammer, mi fotte purtroppo. Ma pazienza. Mi fotte, pazienza. Ecco, come è andata bene. Uscita libera. Mettiamo una mina qua, così se viene qualcuno oppure uccidiamo. Ok. Ecco, questo è. Ora, qualunque cosa hai fatto, qualunque materiale hai preso, ti dà XP, sia che l'hai lootato, quindi XP per te, e sia che le sei riuscito a portare in base. Per esempio, vedi? Per esempio, andiamo alla resta dei conti. Per esempio, vedi? Ecco qua, vedi. Allora, vedi, contenitore chiuso sbloccato, quelli 500 XP. Chiodi saccheggiati 75, vedi per esempio. Vetri saccheggiati sono 47, mi dà 188 PE. E poi gli stessi vetri sono quelli vetri recuperati, vedi, vetro recuperato 705 PE, te li moltiplica per 3 quelli che riesci a portare. Quindi due uccisioni, uccisioni come lupo solitario pure doppio XP. Due rilevatori di segnali, tutto, due rilevatori di segnali grandi usato, 3,50, componenti di metà, tutto quello che hai fatto, vedi, adesso c'ho 5.358 PE, più il blu e l'incremento che ti danno col pass quando lo prendi, e torna al rifugio. Ecco qua. Mo' torniamo al rifugio, rimaniamo tutto quello che abbiamo, i materiali vanno in automatico dentro il rifugio, rimani tutto quello che non ti serve qui. E ti rifai la classe di nuovo, ti porti appresso una corazzina, un paio di granate, il fucile e va. Questo è il gioco. Finito. E puoi giocarlo pushando, puoi giocarlo turtle, puoi giocarlo safe, puoi giocarlo camberato, con gli amici, di tutto. Ecco qua, vedi, adesso tutti i materiali sono andati in automatici già. Tutto il resto, munizioni, queste pistole, questi fucili li conserviamo. Conserviamo tutto, mine, tutto quello che abbiamo preso. Rimettiamo il fucile a posto e ci ricominciamo da capo. Ecco qua, per esempio, mitragliatrice. Stavolta andiamo con M60, ci portiamo 150 munizioni, un attacco dall'alto, una granata, un paio di mine stavolta che voglio camperare, l'antibiotico e le pillole allo iodio che voglio camperare un po' più. Finito. Poi ti vedi le mappe, vedi mappa nuova, Sagbrook.
Finito, guarda.